ero in Finlandia e guidavo da sola, stile Alanis Morissette nel video, dove lei guida da sola in mezzo alla neve e ho ricevuto un sacco di messaggi: ma sei da sola a guidare? Ma come fai? Ma io non lo farei mai. Non trovo pericolo, ma un senso di libertà incredibile, quello sì. Secondo me l'uomo da solo che guida non dà la stessa, no? Wow, effetto wow della donna da sola che guida sulle strade ghiacciate. Mi chiamo Marika Orioli, ho 47 anni, sono professore associato all'Università di Milano, insegno chimica. Fino a qualche mese fa ero anche direttore di un grande laboratorio di tossicologia, sempre della stessa università, e da qualche appunto mese ho lasciato questo big job che era sì prestigio e carriera, ma avevo necessità più che voglia di godermi un po' più la vita extra lavoro o di fare un lavoro che mi permettesse di essere più felice, che vuol dire viaggiare. La mia grande passione è viaggiare e viaggiare da sola. Ho fatto diversi viaggi in solitaria, la maggior parte di questi li ho fatti in Artico, che è la zona del mondo che ho scoperto da poco tempo e di cui mi sono innamorata follemente. Mi sono talmente innamorata dell'Artico che dopo aver lasciato il lavoro ho iniziato a fare anche la guida di viaggi in Artico. Un'agenzia mi ha contattato per fare la loro guida e adesso per questo sto viaggiando ancora di più, sempre oltre il Circolo Polare Artico. Teoricamente l'Artico è tutto quello che è oltre il Circolo Polare Artico, che è questa latitudine di 66 gradi nord. Lo uso un po' per indicare il nord Europa, cioè oltre la terraferma, Lapponia svedese, Lapponia finlandese, in Norvegia, l'Islanda, le isole Svalbard, che è il posto abitato più a nord del mondo, le Faroe. Da sola lassù è tutto molto più amplificato, perché comunque l'Artico è un viaggio molto di natura, delle persone che vivono in quella natura così estrema, se vogliamo. Un viaggio in solitaria lassù è un viaggio molto d'animo, insomma, di introspezione di sicuro. Chiudere gli occhi e dormire è difficile perché arrivano tutte le emozioni della giornata e non c'è nessuno con cui anche gestirle un attimo, per cui sono molto amplificate e a volte è una bomba emotiva abbastanza importante da gestire, che però a me piace molto, cioè poi il viaggio per me è anche questo, insomma, qualcosa che mi sorprende, no? Che mi sconvolge anche. Viaggiare da sola, appunto, come donna, di sicuro fa molta paura. Le prime volte la società, la famiglia, erano lì a: ma dove vai da sola? Ma sei sicura? Se ti succede qualcosa e poi sei donna. E quindi sì, bisogna superare un po' di paure nostre, ma anche che vengono dalla società di sicuro. Io probabilmente sono stata fortunata, non ho mai avuto esperienze negative. Sono sempre stata molto, molto rispettosa del posto e delle persone in cui sono stata, e questo secondo me è molto importante. Da novembre del 2020 21 ero in Finlandia e guidavo da sola, stile Alanis Morissette nel video, dove lei guida da sola in mezzo alla neve e ho ricevuto un sacco di messaggi: ma sei da sola a guidare? Ma come fai? Ma io non lo farei mai. Non trovo pericolo, ma un senso di libertà incredibile, quello sì. Secondo me l'uomo da solo che guida non dà la stessa, no? Wow, effetto wow della donna da sola che guida sulle strade ghiacciate. Non ne capisco ovviamente il motivo, ma è vero che è così. Ho iniziato a viaggiare molto tardi. Il primo aereo che ho preso avevo 25 anni e sono andata a Lipari per un congresso. E da lì non mi sono più fermata. Da sola sono andata in India e poi ho fatto l'Africa da sola. Ho viaggiato in Tanzania per fare un'esperienza di volontariato in un ospedale con Medici nel Mondo per 2 volte consecutive. Ecco, già solo arrivare in Tanzania da sola, come dire, è un viaggio nel viaggio. Ho fatto il volo su Nairobi e poi ho preso l'autobus notturno di 12 ore perché mi sembrava più un'esperienza da fare con le persone del posto. Poi ho scoperto l'Artico. Artico e Africa sono, secondo me, entrambi viaggi dove il nostro animo viene messo anche a dura prova, sia per le emozioni che danno, sia per la natura libera di essere, ovviamente in maniera opposta. C'è una frase che ripeto molto spesso sul mio blog di Majakowski che dice: mai potrai smettere di amare la terra con cui hai condiviso il freddo. Descrive molto quello che provo lassù, perché è una terra dura, perché appunto non puoi uscire in pantaloncini e infradito. È una terra estrema e questo però rende le emozioni molto forti. Per esempio, mi piace molto la sensazione di essere coperta, cioè di avere tutti i vari strati, di avere la giacca, di avere il maglione che mi coccola, e anche poi la sensazione quando si entra al coperto di togliersi questi strati e di mettersi comodi con magari la copertina, un po' la copertina di Linus alla fine, credo, no? Che protegge e scalda, e godersi un bel tè caldo. Sono tutte azioni che si possono fare solo se fuori fa freddo.
La mia felicità è essere da sola, adesso non voglio sembrare un'anima solitaria, perché lo sono, ma mi piace anche molto, ho un sacco di amici e ovviamente i miei amici sono la mia vita, però mi piace tanto il tempo da sola, l'ho scoperto tardi nella vita, forse, però è un tempo per me imprescindibile e da lì anche l'abitudine da 5-6 anni di passare il mio compleanno via da sola. È un tempo d'oro, secondo me, il tempo da soli, quando si riesce a capirlo e a comprenderlo, sì.